Montefano. Buonasera. Montefano per noi è un paese molto importante perché con la storia di Pignà Montefano, ragazzi, Calando. L'avevo detto io. Hai visto? L'avete visto mai nevica a giugno? Guardate che roba. Pignà Montefano 7 minuti, un amico nostro mi ha detto io ho cambiato macchina nuova, ho comprato Pignà Montefano 8 minuti e te una madonna, bravo. Un secondo giorno Pignà Montefano 7 minuti. Grazie. Un terzo giorno Pignà Montefano 6 minuti e una madonna. Un quarto giorno Pignà Montefano 5 minuti. Ho fatto io un quinto, ha detto un quinto l'ho venuta. Ha detto come mai l'hai venuta? Ha detto ma che cazzo ce la fa tutti i giorni a Montefano? Questa crisi, ha detto marittimo ha perso il lavoro e è dovuto ci affare a Milano. L'altra settimana gli ho telefonato, gli ho detto caro come stai a Milano? Ha detto come sto? Ha detto sto male perché qua su è tanto freddo. Ha detto qui sto sotto a zero. Gli ho detto allora sto meglio io sto sotto a uno. Gli ho risposto. Oh yeah. L'8 marzo marittimo è venuto a casa, mi ha portato un mazzo di rose e cucì. Gli ha fatto che dici, ma ha toccato sta tutta la notte a gambe larghe. L'amica gli ha guardato e ha detto perché un vaso non ce l'hai? L'altra gli ha fatto giallo figliolo mia, che è tanto bravo a scuola e poi si umilia tutto a tuo padre. L'amica gli ha guardato, ci però un pochetto anche a tuo marito. Ha detto, ma tu quanti figli c'hai all'altra? Io ce ne ho 5, madonna, così tanti. E ha detto, sai, con mio marito. Ha detto, sì, ma tuo marito fa gli dopo la testa. Ha detto, ad opera, solo che quando tira fuori non gli scappa il rettile. Buongiorno. La sera va a casa verso le 11, gli si presenta uno con l'impermeabile davanti e fa e se adesso sei violento che fai? Chiami aiuto? Questa che ha guardato perché la per te non gliela fai? Uno gli ha fatto signore, e io quando vedo una roccia divento un toro. Questa che ha guardato ha detto cocco, io se vedo 100 euro divento una vacca. Allora sta signora che fa? Tutta sminicornata, tutta scollacciata, con sta chioma roccia, con ste... portare le minigonne con i carrozzettini dietro, con le pesce a trippa di conello, non ci a un marito gli ha fatto embe quanti anni mi dai? Il marito gli ha guardato e ha detto da ergastolo perché... sono innamorato di questa roccia e se te dà c'è differenza però in amore c'ha esperienza hai un danno amore no la roccia ma cazzo ti canta. Quando si spoglia nera sbaglia sulla faccia ma che io? A porta o fa perché se ne vergogna se spoglia nera sbaglia sulla faccia ma che io che? A coscia andiamo o fa perché c'ha tanta voglia con mani paramappazzù e Pino Montefano perché chiamandoci e pagandoci ci aiutano a sostenere un'associazione che si chiama Ridere per Vivere. E quindi questo applauso che avete appena fatto è per l'organizzazione di questa festa e soprattutto per Ridere per Vivere. Oh, bongo, 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 stare bene solo, congo, non mi muovo, no, no. Qui a Montefano avete un campione. Avete un campione di atletica leggera. Un campione che ha raggiunto un traguardo importantissimo. E questa sera io mi fregio dell'onore di presentarvelo perché il suo allenatore... è un mio amico di scuola, è di Appignano. Io vi voglio presentare il campione dei 400 ostacoli, Lorenzo Veroli, campione d'Italia. E il suo allenatore Giuseppe Pigliacampo. Il tipo. Allora, in cui sei stato campione italiano? 400 piani. 400 piani, no, se era 400 forte era meglio però. La prossima volta facciamo fuori. Allora... e poi il suo allenatore signori è un mio carissimo amico perché siamo compagni di scuola, siamo coetanei e di Appignano e ovviamente mi fa immensamente piacere sapere che lui riesce a tirar fuori i campioni di questo genere. Quali sono i prossimi progetti, Giuseppe? Beh, innanzitutto Lorenzo gareggia per l'Atletica Montecassiano che come tu pensai è stato una piccola goccia nell'aiuto a Ridere per Vivere. Esatto, quindi... esatto, perché l'Atletica Lavis di Montecassiano ha contribuito a sostenere Ridere per Vivere in delle iniziative che fanno a favore della clown terapia e qui scatta l'applauso perché abbiamo molte persone che ci aiutano e questo è un esempio.
essere ovviamente campione nello sport è bello, ma credo riuscire a essere con piccole iniziative come queste, che poi tanto piccole non sono, è sicuramente un po' di più. No, sicuramente. Allora, Lorenzo sicuramente ha vinto il titolo italiano dei 400 piani indoor, abbastanza sorpresa, è attualmente il migliore d'Italia dei 400 ad ostacoli, proprio una settimana fa ha vinto una gara internazionale a Bressanone, proprio la pista dove si svolgeranno i campionati del mondo, dove dall'8 al 12 luglio sarà uno dei protagonisti della nazionale italiana. È logico che ripercorre anche le gesta di un altro montefanese che ha partecipato alle Olimpiadi, che è Alessandro Attene. Pare che a Montefano ci sia una buona aria, dato che... Cioè, io penso una cosa, o non c'è macchina a Montefano che fa tutti le corse a piedi, perché sennò come Madonna fa a correre cucitando qui? Comunque, ragazzi, quanti anni hai? 17. 17 anni, campione d'Italia, ragazzi. Se lo merita tutto l'applauso. È di Montefano! Allora, questo deve essere l'orgoglio per Montefano, ma credo per tutta la provincia. Pignamo Montefa, 7 minuti, su ce ne mette anche di meno, però. Speriamo proprio di sì. Grazie Lorenzo, grazie Giuseppe, grazie veramente. Ciao Lando. Ciao Dino. Che vuoi, un caffè? No. Un varnellino adesso, che cominciamo da capo. Ma un disastro, uno gli ha telefonato l'altro giorno, gli ha fatto: dottore, io ho una diarrea. E tu che dici, dottore, me lo posso fare un bagno qua di area? E tu, ma se ne fai tanta pure i tuffi. Allora, sera, cioè, l'amante gli ha telefonato, gli ha fatto: guarda che il marito mi ha prenotato per chiesci a sabato e domenica, c'è un impegno di lavoro, non ci può venire, prenota la stanza di fianco. Un giorno dopo chiama, ha detto: guarda che il marito purtroppo si è liberato, ci viene anche questo. Ha detto: là che fa? Ha detto: fa una cosa, senza che ti stici, tanto c'è quella porta che comunica tra le due stanze che è sempre chiusa, no? Sai che fai tu? Ci fai un bucio all'altezza giusta. Io quando la gestura gli dico che c'ho Carlo che mi ha pigliato da dietro e mi ha messo a porta, tu da dietro, e infatti fa qui verso l'una e mezza sta signora e fa: caro, siccome è tanto caldo qui dentro, adesso ci sta un po' vicino alla porta, che ci tira un po' da dietro, che ci mi rinfresco. Sta signora come se costa lì la porta, che io da dietro, tu. Dopo tu io spieghete qualcosa. Allora, dopo una ventina di minuti sta già tutta soddisfatta, va a dormire. Un marito dopo un po' gli fa: oh cara, sai che ti dico, mi ha piato Carlo pure a me. Adesso se ci tiriamo da lì, c'ho anche via rinfresciato. Sono questo come se costa lì la porta, quello da dietro. Tutto. Dopo un minuto gli fa: fammi un bocciglia da qui, che qui ci sta la rietta che ti ingula. E adesso... Piacere essere stati ospiti in questa festa. Siamo stati veramente bene, quando veniamo a Montefano è come sentirci a casa. Ma una cosa ve la raccomandiamo: portate sempre un sorriso, che non costa niente. Non costa niente. E in questi tempi fa molto bene a tutti. Grazie molto, padre. Sì, quel nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica,